Siamo in esito alla quinta edizione di un appuntamento che ormai è consolidato con Confagricoltura e con il Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali di Siena, nel quale affrontiamo ormai appunto da diversi anni quelli che sono gli snodi problematici della fiscalità nel rapporto con il settore agricolo. Quest'anno, a maggior ragione, perché non solo la legge di bilancio ovviamente ha rimesso in luce una serie di questioni particolarmente di interesse per il settore agricolo, ma anche perché accanto alla legge di bilancio, a cavallo tra la fine dell'anno e i primi mesi del 2024, c'è stata una parziale attuazione della riforma fiscale e quindi gli interventi che oggi hanno caratterizzato la giornata di lavoro si sono soffermati su diverse problematiche che i nuovi istituti introdotti con la riforma tributaria porranno, nel futuro al mondo economico e quindi a maggior ragione al mondo agricolo. Ringrazio per questa giornata, per aver potuto partecipare ai lavori di questa giornata, da cui sono emersi numerosi spunti di riflessione e anche sono emerse quelle che sono le criticità che evidentemente il settore ancora soffre per quanto riguarda numerosi aspetti. Se dovessimo fare un bilancio, possiamo però dire che le opportunità emerse per il settore agricolo in termini di agevolazioni, in termini di nuove opportunità, sono sicuramente superiori rispetto alle criticità che sono emerse. Tra queste sicuramente dobbiamo ricordare l'introduzione nella legge di bilancio della tassazione per la costituzione dei diritti di superficie, che come è emerso rappresenta sicuramente una grande difficoltà per gli operatori di settore dal momento che si troveranno a dover tassare quelli che sono gli introiti che deriveranno dalla vendita dei diritti di superficie, con un'inevitabile battuta di arresto, se così vogliamo dire, per lo sviluppo del settore. Parliamo del settore delle energie, della produzione di energie. Perché ovviamente rispetto alla previgente normativa che non tassava le plusvalenze che derivavano dalla vendita di questi diritti, oggi per effetto della modifica del testo unico, di un articolo del testo unico, attraiamo a tassazione queste plusvalenze. E questa è sicuramente una criticità non da poco di cui bisogna tener conto. Di contro però sono emersi anche numerosi punti a vantaggio dell'agricoltura. Tra questi sicuramente l'intervento che c'è stato all'inizio dei lavori con il dottor Caputo, che ha posto in essere e posto l'accento sulla riforma fiscale e quindi sulla delega che c'è stata sulla riforma fiscale, soprattutto per il settore agricolo, dove in attesa dei decreti attuativi i principi principali che sono emersi riguardano sicuramente l'ampliamento di quelle che sono le attività che possono essere previste come attività agricole. Si è fatto riferimento alle vertical farm, ossia alla possibilità di ricondurre a tassazione catastale, quindi tra le attività agricole, anche quelle attività che non dispongono di terreno, che potrebbero non disporre di terreno, laddove invece oggi, per parlare di attività agricola, ci deve essere un collegamento con il terreno. Nella riforma fiscale probabilmente questo criterio potrebbe essere superato, così come sempre nell'ambito della riforma fiscale si rivedranno, insomma, sono stati immaginati dei criteri anche per ricomprendere attività di coltivazioni innovative, piuttosto che altro tipo di attività, quale la cessione dei certificati di carbonio, cioè tutte attività che oggi sono sicuramente poste già in essere dall'agricoltore, ma che non trovano ancora una loro qualificazione. Poi abbiamo avuto l'intervento, ovviamente si è fatta una panoramica di più alto profilo, sicuramente utilissima per ricomprendere e ricondurre il discorso anche da un punto di vista istituzionale, appunto i decreti che sono stati approvati in sede della riforma fiscale. Primo tra tutti la riforma dello statuto del contribuente, che sicuramente avrà i suoi impatti, speriamo almeno, avrà i suoi impatti positivi alla luce della riforma che c'è stata. E poi abbiamo avuto l'intervento che è stato particolarmente apprezzato del dottor Venturini, insomma l'ultimo relatore,
il quale ci ha illustrato la riforma del sistema sanzionatorio, le compensazioni dei crediti, anche questo tema particolarmente sentito dal momento che tocca direttamente le tasche degli agricoltori o comunque degli imprenditori in genere, quando si tratta di dover andare a compensare quelli che sono i propri debiti tributari con crediti eventualmente vantati. Ricordiamo che il settore agricolo ha beneficiato nel corso di questi anni di numerosi crediti, il credito gasolio, il credito 4.0, il credito formazione, il credito ricerca, e quindi tutti questi crediti possono essere utilizzati in compensazione, e nell'ultima relazione ci è stato fatto capire in che modo, alla luce delle riforme che ci sono state con la legge di bilancio. Da ultimo, l'intervento di cui invece mi sono occupata io, tenendo conto di tutti questi aspetti, ha riguardato le nuove frontiere per l'agricoltura e in modo particolare ho posto l'accento su quella che potrà essere per il futuro una novità per il settore agricolo, un'opportunità per il settore agricolo che è legata appunto all'allevamento degli insetti. Si è sentito parlare di allevamento di insetti non sempre in maniera corretta, perché si è associato l'allevamento degli insetti all'uso alimentare degli stessi, cosa che invece così non è, perché oggi non esiste una legislazione in Italia che consente l'utilizzo degli animali, degli insetti come uso alimentare. Cosa diversa invece è l'utilizzo di questi insetti come mangimi per gli animali, e quindi andando a sostituire, o sostituire forse non è corretto, ad integrare quelli che sono i mangimi oggi esistenti con altre forme di appunto alimentazione per uso animale, che potrebbe rappresentare, ed anzi sicuramente rappresenterà, dato i numeri che abbiamo potuto riscontrare, una ottima opportunità per diversificare quelle che sono le attività tradizionalmente conosciute per l'agricoltore. Quindi ringrazio, perché appunto è in questi tavoli che emergono quelli che sono numerosi spunti di riflessione che poi potremmo fare nostri quando nelle sedi istituzionali dovremo tradurli. Grazie e buon lavoro a tutti.